ad un certo punto capisce che è vero il contrario, che anche di fronte a questa lotta impari con la malattia, condividendola, mettendola a disposizione della sua comunità, del suo popolo, come una straordinaria occasione di grazia, lui può compiere l'ultimo estremo dono, può riprendersi la sua parola finale. E così ritorna in diocesi, improvvisamente ritorna in diocesi, si mette nel letto perché ormai era impedito, poi diciamo riprenderà la sua ultima apparizione pubblica durante la messa del Giovedì Santo, il 20 di aprile poi muore, diciamo, meno di una settimana dopo poi muore, ma insomma ritorna in diocesi, si mette nel suo letto che chiama in maniera incredibile proprio altare di grazia, dona la sua malattia, diciamo, si apre questo pellegrinaggio, no? In cui il suo popolo, compresi i suoi detrattori, si riconciliano, e quella diventa un'occasione, io così l'ho definita, di redenzione, no? È come se invece che lasciarsi schiacciare dalla malattia fa quest'ultimo dono, e siccome è il dono ultimo, è un dono vero, un dono autentico, dinanzi alla malattia, dinanzi alla morte non si mette, è come se così avesse messo un suggello di cera lacca a tutta la sua vicenda umana. Ecco, lì Don Tonino, come si può dire, si è conquistata una vita, diciamo, molto oltre la sua vicenda umana. Ecco, vi ho raccontato questa storia perché i miei pensieri sono stati abbastanza simili. Che faccio dinanzi alla malattia? Me la tengo e la vivo come una esperienza da nascondere, perché aveva ragione Pio. La malattia non si addice al potere. Il potere è perfezione, il potere è forza. Il potere è potere. Potere non deve dare l'idea, la percezione di fragilità, altrimenti, diciamo, nel campo micidiale di forza del potere finisci centrifugato, no? Che faccio? La nascondo, come molti uomini pubblici fanno. Potrei farvi un lungo elenco di uomini pubblici italiani che voi conoscete, che stanno vivendo la stessa condizione, che hanno scelto di non dirlo, di tenersi. Oppure la condivido, e in questa forma di condivisione do il mio contributo piccolo, umile, no? A creare una cultura anche della malattia, una nuova, un piccolo contributo a creare una nuova consapevolezza sociale del nostro rapporto con la malattia. Si può donare la malattia? Si può condividere la malattia? Questa è stata la domanda di quei giorni. Fatto una scommessa, come appunto la fece Don Tonino, e io penso che quella scommessa abbia avuto un senso, intanto perché sdoganare la parola cancro fa bene a tutti, fa crescere, vedete, fino a qualche tempo fa c'era una sorta di senso di vergogna, quasi diciamo fosse una cosa da nascondere, il fatto che ad una persona ad un certo punto a gamba tesa nella vita irrompe una realtà che si chiama cancro, che si chiama tumore, che si chiama malattia. In alcuni casi ho visto forme di sensi di colpa, come se sia una colpa avere la malattia. Se ti è accaduta una malattia, forse qualcosa di sbagliato dentro di te c'è, dentro di te dal punto di vista persino genetico, no? Oppure nel modo con cui hai vissuto, no? C'è qualcosa che non ti funziona, c'è questa roba qui, no? Questa idea per cui il tuo senso di colpa produce quasi automaticamente una dinamica di isolamento, ti metti da parte, ti isoli, come se si abbassa la sarcinesca, e Antonio tu chissà quante ne vedrai, quando ti arriva la notizia della malattia si abbassa la sarcinesca, è come se ad un certo punto la tua vita scompare, scompare almeno quella dimensione della vita che noi siamo consueti alimentare proprio con i sogni, quella del futuro. Noi continuamente viviamo proiettati al futuro, no? Continuamente pensiamo che la parte migliore della vita deve ancora venire. Facciamo investimenti continui sul tempo che verrà. Tutto di noi ci sposta in avanti. La malattia è come una saracinesca che si abbassa e ti dice: no, non è più così.
quello che conta della tua vita è quello che sei stato e quello che sei ora. La tua vita è in questo momento, quello che in questo momento stai vivendo. E guardate, aveva ragione Antonino, questa è una grande occasione anche di cambiamento. Volete chiamarla di grazia? Chiamiamola di grazia. Perché significa vivere con maggiore consapevolezza il presente, finirla con quel gioco per cui non sei mai soddisfatto perché c'è sempre qualcosa che ti manca e magari domani può arrivare, no? E ora, in questa situazione che stiamo vivendo insieme stasera, la nostra capacità che si deve giocare di costruire quel filo di senso che dà pienezza alla nostra vita, no? Allora, si può parlare di questo? Io penso di sì. E dentro la testa va, no? Prima appunto blackout, game over, e poi pian piano cominci a rielaborare, ti dai qualche giorno per magari immaginare che non è tutto nero, per ricominciare a guardare le cose da un altro lato e magari appunto un po' di luce, e capisci lì servono i medici, servono i tuoi angeli custodi, no? La cosa che voglio dirvi è che quella solitudine si riscatta anche riscoprendo il senso di solidarietà. Sei solo, ma non l'affronti da solo. Per me, mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, questa rete estesa di affetto sono stati proprio pilastro portante. Questa relazione che ti si stringe accanto nel momento di solitudine è secondo me il farmaco migliore per dire: ce la devo mettere tutta, non so se ce la farò, ma so che questa partita me la voglio giocare.